Venerdì 26 gennaio alle 12 in punto, secondo esperimento di Italert in Abruzzo. La protezione civile regionale simulerà un incidente in uno stabilimento industriale, un'area di rifornimento di carburante sulla 17 in zona ovest. Un messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione internet delle persone che si trovano in quella zona. Si tratta del secondo esperimento di questo tipo, ma in questo caso l'area è circoscritta. Spiega i dettagli il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, Mauro Casinghini. Il 26 di questo mese faremo il secondo test di IT Alert, un test che coinvolgerà una industria a rischio di incidente rilevante nel comune dell'Aquila e che per questo motivo coinvolgerà solo una fetta delle persone che in quel momento si troveranno a transitare presso lo stabilimento oppure per altri motivi si trovano nei pressi. Questo test sarà fatto alle 12 e ci servirà per testare tecnicamente come avviene l'invio del segnale per un evento molto ridotto, sia dal punto di vista dell'impatto, ovviamente perché è un evento locale, e sia dal punto di vista della popolazione interessata. Quindi il risultato che ci attendiamo è capire come la popolazione che attraversa quest'area verrà appunto coinvolta dal segnale di test e come ovviamente reagirà al segnale di test stesso, compilando se possibile il questionario come al solito. E ricordiamoci che noi abbiamo bisogno di tutti perché dobbiamo essere tutti protezione civile.